quanto ti adatti al cambiamento. Solitamente le persone, ognuno me compreso, dà per scontato di avere un'ottima capacità ad adattarsi. Il problema è che nel momento che ci troviamo davvero a dover cambiare, facciamo una fatica incredibile e ognuno di noi è molto restio al cambiamento. Ed è una cosa interessante perché lo stesso Darwin diceva, leggo, non è né il più forte né il più intelligente chi vince, ma chi meglio si adatta al cambiamento. Ora, per quanto l'abbiamo sentita davvero probabilmente centinaia di volte questa affermazione, anche a scuola, alle elementari, è curioso come, ripeto, ognuno crede di essere in grado di adattarsi, tutto sommato in maniera rapida, a qualunque cambiamento della propria vita, ma la verità è che non è così assolutamente. E questo vale in qualunque ambito della propria vita, sia in ambito lavorativo che in ambito personale. Ad esempio, ci sono nuove opportunità di business che nascono ogni giorno, non tutti sono in grado di coglierle. Questo vale per tutti, ripeto, anche per me. Nascono nuovi social e si tende a non adattarsi a questo nuovo social. Cosa succede? Che le nuove generazioni si lanciano in massa in questi nuovi, appunto, social, ad esempio TikTok, come è nato negli ultimi anni, e le generazioni un po' più avanti con l'età, come ad esempio la mia, fatica tantissimo a utilizzarla. Ad esempio io sono veramente scarso anche su Instagram, non è assolutamente il mio social preferito. E questo è semplicemente uno dei tanti esempi che mostra come siamo incredibilmente restii al cambiamento. Ma lo stesso vale per le cose più importanti della nostra vita. Ad esempio, dovrei cambiare alimentazione e mangiare più sano. Sono anni che lo dico e ancora non lo faccio. Dovrei andare in palestra a fare un po' di sport. Sono anni che lo dico, ho iniziato a farlo in maniera regolare da un paio di mesi, più o meno, e non ho intenzione di, diciamo, smettere. Quindi qui sono riuscito a fare questo cambiamento, ma ha richiesto veramente praticamente 20 anni della mia vita. Ed è assurdo, perché lo sappiamo che dovremmo farlo, crediamo di essere in grado di accettare i cambiamenti, di adattarci a tutto, ma la verità è che non è così. Può essere successo che tempo addietro nella nostra vita siamo stati bravi, abbiamo cavalcato il cambiamento, siamo, diciamo, stati all'avanguardia per un po', ma poi tendenzialmente si tende a frenare e quindi la nostra capacità di adattamento si blocca di colpo immediatamente. E questo fa molto riflettere e in parte fa sorridere e ci fa anche un po' capire il perché le nuove generazioni sembrano veramente anni luce davanti a noi, perché loro si sono, tra virgolette, evoluti verso nuove soluzioni, verso una nuova mentalità, veramente verso nuove idee, mentre noi siamo rimasti ancorati a quelle vecchie. Ed è probabilmente, per chi ha la mia età, diciamo, la stessa cosa che succedeva con noi da giovani e i nostri genitori se erano un po' anziani. Quindi avevamo due visioni del mondo completamente diverse e questo spesso creava anche attriti. Ma a parte questo dettaglio, questo divagare, rifletti su quanto sei effettivamente capace di adattarsi a ciò che sta avvenendo nel mondo oggi, perché davvero il mondo sta evolvendo a una velocità pazzesca e probabilmente in parte anche perché ci sono davvero troppe cose e non possiamo assolutamente padroneggiarle tutte e nemmeno avere una conoscenza tutto sommato discreta di tutte, dalla blockchain ai nuovi social network, all'apprendimento a distanza, ad esempio, che la pandemia ci ha costretto a fare. Insomma, ci sono tantissime cose e non riusciamo, è una cosa personale, ma mi rendo conto che è una cosa che più o meno affligge tutti, ad adattarci in maniera, diciamo, veloce quanto vorremmo, ma abbiamo la percezione di farlo, e questo è il punto su cui voglio farti riflettere appunto oggi. Quindi chiediti quanto sei bravo ad adattarti al cambiamento, quanto sei veloce ad adattarti, se effettivamente ti adatti. Pensaci per qualche minuto e poi fammelo sapere nei commenti, perché è una cosa che secondo me è molto interessante, soprattutto da condividere. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, i giovani di oggi ci fanno sentire ancora più vecchi, perché loro stanno evolvendo molto più velocemente di noi. Da giovani probabilmente si è più adatti a, diciamo, ad accettare queste cose nuove, mentre noi più diventiamo grandi, noi, adesso parlo per noi, ma diciamo le persone che hanno la mia età, quindi sui 40 e oltre, iniziano ad avere molta più resistenza, nonostante da giovani erano molto molto all'avanguardia. Io mi ritengo tra quelli, sono stato sicuramente tra i pionieri dell'online, ho fatto cose che in pochi si possono vantare, e però nonostante quello ad oggi faccio veramente fatica ad adattarmi alle nuove cose, per cui immagino che succeda lo stesso anche a te. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!